avviciniamo alla porta del chitarrista, il più bravo chitarrista del mondo. Buonasera. Buonasera, come va prima del concerto? Sono molto tranquillo e preparato, sì. Mi sento molto preparato per questo concerto. Quanti giorni di prova avete fatto? Tanti, abbiamo fatto circa 2 mesi e mezzo di prova tutti i giorni. Vabbè, ma i soldi di questo concerto ho saputo che sono per beneficenza. Sì, abbiamo fatto per beneficenza i bambini scappellati di Reggio. Molto bene. Sì, allora, molto bene, sì. Ci vediamo dopo. Ok, la ringrazio. Arrivederci. Sì, lo so a cosa state pensando, molto probabilmente la stessa cosa a cui sto pensando io. Cioè, voi vorreste prendere questo ragazzino di 15 anni, legarlo ad un palo rovente infuocato con del filo spinato e prenderlo a sassate sui reni. Ma questo, secondo me, è niente rispetto a quello che vorreste fare dopo averlo sentito e visto esibirsi nel suo primo assolo di chitarra durante un live con la sua primissima band. Ecco a voi il primo assolo di chitarra della storia di Corrado Tales, era il 1985. Avevo ragione, eh? Bene, allora questo è niente, perché adesso vi faccio vedere e sentire l'ultima tranche, se Dio vuole, di questo mega concertone del 1985 di Corrado, nella quale lui prova a fare, dico prova perché adesso lo sentirete, prova a fare la linea melodica con la chitarra di un pezzo famosissimo della colonna sonora di Rocky 3, sì, Rocky 3, dal titolo Eyes of the Tiger dei Survivor, Corrado del 1985. Allora, adesso che il video è finito, potete tranquillamente rimettere a posto il vostro lanciafiamme e riporre nel cassetto le vostre bombe a mano. Benissimo, allora andiamo avanti, perché questo qui di questi video, questo video che vi ho fatto vedere di Corrado del 1985 era solamente l'inizio, perché vi volevo far vedere attraverso questo video dov'è che questo video che sto facendo adesso sta andando. Girando su YouTube avrete sicuramente notato che ci sono tutta una serie di video, tantissimi video, di gente che suona live o non solo, abbastanza pietosi, ridicoli, impietosi, ma lasciamo perdere, perché anch'io ne ho fatti 2 o 3 che forse sarebbe meglio eliminare. Ma comunque, insomma, ecco, io vi volevo dire questo, stringendo, facendo una carrellata di video su YouTube, io ne ho selezionati, rispetto a quelli che ho trovato, perché ne ho trovati tantissimi, ne ho selezionati 12. Ora ve li farò vedere in sequenza, non tutti chiaramente. Vi farò vedere solo, diciamo, i pezzi più importanti, per farvi capire qual è la qualità di alcune persone che suonano, qual è la qualità della musica espressa da alcune persone che mettono in rete video di questo tipo. Video poi, tra l'altro, come quello che avete appena visto di Corrado del 1985, ma partendo dall'ultima posizione per arrivare di questa pseudo classifica, per arrivare alla prima, partiamo subito con questo video di alcuni ragazzi che non so come si chiamino, che fanno cover, sono italiani, credo siano del nord d'Italia, ma questo conta poco, potrei tranquillamente sbagliarmi.
ed è un video nel quale loro, mentre stanno suonando, stanno facendo la loro serata, iniziano uno dei brani che hanno in scaletta, solo che la band inizia con un brano e il batterista inizia con un altro. Abbiamo delle scalette diverse. Almeno partiamo tutti con la stessa canzone. Puttana. No, aspetta, Andrea, niente più Gilleo. Ho sbagliato io, ragazzi. Cioè, se sbaglia il batterista siamo rovinati. Benissimo, incidenti di percorso. Passiamo adesso all'altro video carino. Devo dire, questo è un video credo sia di un paese asiatico, no, sicuramente di un paese asiatico, non so quale questo paese sia, poco importa anche qui, ed è il video di questi ragazzi che eseguono Sweet Child of Mine, e devo dire che, attenzione, non sono male, suonano benino, soltanto che secondo me a volte bisognerebbe alzare il volume, per esempio, della voce, qualora tu avessi intenzione, suonando live, di far sentire anche il cantato. Torniamo in Italia con un gruppo fantastico, fantasticamente inascoltabile, che si chiama questa formazione, non so se esista ancora, anche perché questo video è un po' datato, devo dire. Questa band si chiama, o si chiamava, i Quintessenza. Durante un loro live fatto a Venaria, in provincia di Torino, fanno questo live ed eseguono questo brano che ascoltatelo, meglio. Compone sinfonie senza colore. Più che mai, via del tuo pensiero, quando lo colpo cuore. Allora, adesso volevo dirvi questo, anch'io ho avuto, come Corrado poi tra l'altro, ho avuto tutta una serie di band, alcune delle quali più brave, altre meno brave, me compreso chiaramente, però noi, ecco, quando io suono anche in una formazione, in una band, cerco sempre di esprimermi meglio, cioè cerco. Anche se so benissimo che non ci riuscirò, però cerco di rifare, quando faccio la cover di un brano famoso, di un artista rispetto ad una band famosa, cerco di rifare il chitarrista le stesse cose, chiedo scusa, cerco di rifare le stesse cose che il chitarrista di quell'artista o di quella band fa durante questo brano, perché se fai una cover, ovviamente, lo dice la parola stessa, cover, copertura, per cui devi andare a coprire quelle che sono le linee della chitarra, del basso, della batteria, della tastiera, eccetera eccetera, del cantato, nel miglior modo possibile. Poi magari sicuramente a volte ci riesci, a volte ci riesci un po' meno. Perché dico questo? Perché adesso vi porto negli Stati Uniti di America, e dove c'era praticamente, credo fosse l'inaugurazione o una festa di un negozio di strumenti musicali negli Stati Uniti, non so dove, ma anche qui chi se ne frega, e è stata invitata a questa festa una band che faceva cover dei Pink Floyd e cover di Eric Clapton. Io adesso, lasciando stare Eric Clapton, ho selezionato per voi questa chicca, che è praticamente
questa band che suona questo pezzo di Pink Floyd che in buona sostanza ognuno faceva in questo brano, ognuno dei componenti del gruppo ha fatto un po' quello che voleva. Io vi lascio a loro e ci rivediamo tra pochissimo, forse. Is it really wanted home? Come on down. Bene, ora andiamo in una festa di una scuola nella quale c'è questo gruppetto di ragazzini, ragazzi credo tra i 15 e i 18 anni, non saprei, che seguono un brano. Benissimo, ci sono questi tre ragazzi che suonano questo brano e ascoltate la cantante o il cantante. È un maschio o una femmina? Vi ricordate un gruppo che ha fatto un successo incredibile, un successo incredibile con un solo loro pezzo? Io poi gli altri pezzi, questo gruppo qui che adesso vi dico non lo ricordo per altri grandi successi se non questo. Loro si chiamano o si chiamavano, si chiamano ancora, non lo so, comunque erano allora, negli anni 80, i Europe, e questo gruppetto che non so di dove sia fa degli Europe il loro grande, fa una cover degli Europe, del loro appunto, degli Europe, del loro più grande e forse unico successo, The Final Countdown. E non aggiungo altro. Welcome, stranger. Welcome. Ecco una seconda cover di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses. We'll be right back.
Allora, io ho iniziato questo video facendovi vedere un Corrado quindicenne nel 1985 che fa la sua performance. È venuta come è venuta, benissimo, lo sappiamo tutti. E che poi, tra l'altro, apro una piccola parentesi, dovete sapere che in quel pomeriggio, tardo pomeriggio, quando lui scese dal palco, io sappiate che l'ho presi a badilate sulla nuca, ma questo è un altro discorso. Comunque, insomma, perché vi dico questo? Perché lui, dovete sapere che quando fece quel concerto, al di là di come questo concerto, chiamiamolo così, sia venuto, era consapevole, era conscio di quello che faceva, nel senso si è preparato, ha preparato il brano, lui sapeva che doveva andare lì a fare quella roba lì, a fare quella cosa lì. Perché vi dico questo? Perché adesso vi faccio vedere un video di una ragazzina che avrà tra i 9 e gli 11 anni, a giudicare insomma dall'aspetto, ma secondo me non arriva a 11 anni, ne avrà, diciamo, vabbè, orientativamente fra gli 8 e i 10 anni, che suona il violino. Ora, questa bambina tanto carina, sicuramente, voglio dire, non ci sarà andata lei di sua spontanea volontà a 8, 9 o 10 anni che sia a suonare il violino. Perché dico questo? Perché i responsabili di quello che vedrete e sentirete sono sicuramente A, il suo maestro o la sua maestra di violino, e B, i suoi genitori che l'hanno costretta a fare questa cosa oscena. Si sa, no? che i centri commerciali di tanto in tanto fanno le feste, fanno le cose, organizzano eventi perché vogliono pubblicizzare, fare pubblicità al centro commerciale in modo che ci sia un richiamo di gente. Allora io che sono il direttore, non so, sto inventando, il direttore di un centro commerciale, cerco di andarmi a prendere il mago, cerco di andarmi a prendere la cantante, il cantante, il gruppo, e faccio una selezione di questi gruppi, di questi maghi o ballerini o un coro, quello che volete voi. Faccio una selezione perché mi vado a prendere sicuramente il migliore di questi gruppi perché si esibisca nel mio centro commerciale, che in modo tale che richiami gente perché poi queste persone che sentono questi gruppi e seguono questi eventi del centro commerciale poi un giorno ritornino e spendano i loro soldini nei negozi del mio centro commerciale. Ora voi mi dovete dire come mai nel parcheggio di questo centro commerciale il direttore di questo stesso centro commerciale è andato a prendere una band come questa con un cantante come questo. You'll see a side of love you've never known. I'll say it's going down in my head. 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 Yo. Non sono mai stato un grande fan, ma per ignoranza lo dico più che altro, non sono mai stato un grande fan, non è che mi faccia impazzire la musica heavy metal, non la seguo un granché, ritorno a dire per ignoranza mia, non la seguo, non mi piace moltissimo, ma quella è una questione di gusti personali. Devo riconoscere che i musicisti che suonano heavy metal, basso, batteria, i bassisti, i chitarristi, i batteristi soprattutto, sono grandissimi artisti, nel senso che non è facile suonare heavy metal con la chitarra, non è facile portare quei tempi ritmici con la batteria e non è facile sicuramente suonare il basso con l'heavy metal, anzi devi avere una preparazione tecnica tale che ti consenta di avere un buon risultato ottimale quando suoni l'heavy metal. Io per esempio
non sono capace a suonarlo. E probabilmente è per questo che non mi piace un granché, perché non essendo capace a suonarlo, magari non lo seguo e sono più orientato a suonare cose che invece magari mi riescono di più, come il rock, come il blues, etc. etc. Fatta questa piccola premessa, mi sono fatto una domanda guardando il prossimo video, dopo aver visto il video che ora vi faccio vedere. Se io non suono l'heavy metal perché molto probabilmente non sono capace di suonarlo, perché ci provano loro? Però io vi lascio un'ultima chicca, un ultimo video, poi chiudo. Un ultimo video, quest'ultimo video che vi sto per far vedere non c'entra un granché con il resto dei video che avete visto fino adesso. Allora voi vi starete chiedendo: allora sei stupido, che c'entra un video che non c'entra con i video di musica live e lo metti dentro? Sì, perché quando l'ho visto non c'entra niente, ripeto, non si tratta di una band che suona più o meno bene, ma il discorso è questo, che quando io l'ho visto mi ha fatto ridere talmente tanto, cioè è bellissimo questo video, è bruttissimo questo video. È bello o brutto? Non lo so. Cioè, è brutto perché è fatto male, è fa ridere, è fatto male, ma è bellissimo per la sua essenza. Allora, io ci ho riso tanto, è un video di questi due ragazzi, uno biondo e uno moro, che cantano una canzone, immagino, ma sicuramente una canzone fatta da loro, che si chiama Oh My God. Ci sono questi due ragazzi che, niente, ve lo faccio vedere. Io dopo il video di Oh My God chiudo, pertanto vi saluto adesso. Guardiamoci insieme un pezzetto di, non tutto, un pezzetto di Oh My God. Volevo dirvi due o tre cosine in finale, che sono queste. 1. Iscrivetevi al canale. 2. Commentate liberamente. 3. Troverete tutti i link di video che vi ho fatto vedere qui sotto, d'accordo? Per cui adesso alzate col roll del vostro mouse la pagina e sotto, qui sotto, troverete in descrizione tutti i link dei video che vi ho fatto vedere. E nulla, have fun, stay rock, oh my god, ciao. God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, I'm looking for a sailor, oh my God, I'm looking for the sea, oh my God, I'm looking for a sailor, oh my God, ready to attack. Who are you to realize that I'm no fancy human? Who are you to sympathize that I'm no human being? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I'm looking for a sailor. Oh my God, I'm looking for the sea. Oh my God, I'm looking for a sailor.